Ciao a tutti e tutti, Giacomo Roberto, Scuola di Pittura La Prima. Oggi andiamo a parlare di diluenti, anzi del diluente, cioè il diluente che usiamo nella nostra pittura. E questo è molto importante perché il diluente fa veramente la pittura per tanti aspetti. È anche un argomento lungo, se vogliamo, che riguarda sia la pulizia dei pennelli, il modo di dipingere, la stratificazione dei colori, eccetera. Cioè, oggi ne parliamo così, in una maniera diciamo d'approccio semplice, per iniziare intanto un po' a capire come funziona la faccenda del diluente. Non scordatevi di mettere un like al video, di iscrivervi al canale, attivare la campanella, tutte le cosette che si fanno e anche di dare un'occhiata più o meno approfondita, come volete, alla mia pagina dei corsi che trovate qui in descrizione. Si tratta di corsi online dove potete imparare non solo le basi della pittura, ma anche molto molto di più. Bene, iniziamo a parlare di diluente. Allora, innanzitutto voi sapete che nella pittura esistono due prodotti da mescolare al colore. Uno riguarda gli oli, olio di lino, olio di carta, olio di noce, eccetera, e l'altro è il diluente. Diciamo che uno rende la materia più grassa, l'altro lo rende più magra. Non è solamente questo, ci sono altri aspetti, però bisogna, da qualche parte bisogna iniziare. È chiaro che esistono molti tipi di diluenti, alcuni anche diciamo più costosi. Questo dipende dal tipo di pittura che facciamo, perché è chiaro che se noi facciamo un tipo di pittura che richiede poco materiale, è più facile anche spendere qualcosa di più sia nei colori che nei possibili diluenti. Se noi invece ci dobbiamo allenare, dobbiamo studiare e abbiamo anche un tipo di pittura un pochino più, diciamo, materica, più spessa, o comunque vogliamo risparmiare, beh, diciamo che è molto importante che diluente andiamo a utilizzare. C'è poi anche un altro fattore, che spesso i diluenti sono nocivi per la salute di noi, diciamo, pittrici e pittori, e quindi bisogna stare attenti anche a questo aspetto, no? Ci sono alcune regole per la salvaguardia della nostra salute e ci sono anche dei consigli, diciamo, di buona pratica. Allora, non posso chiaramente tenere una lezione accademica sul diluente, non avrebbe nemmeno senso, perché ci sono moltissime maniere di utilizzarlo, però posso raccontare la mia storia, cioè come lavoro io, come realizzo le opere che vedete nei miei video, che tipo di diluente uso, qual è il segreto, diciamo, no? Il segreto del diluente. Allora, esistono in commercio dei diluenti più o meno raffinati e dei diluenti anche di estrazione, diciamo, ecologica, no? Come ad esempio il tintorsetto, eccetera, che però costicchiano, no? Cioè non è che costano poco. Ci sono anche dei diluenti, ad esempio come questo della Winsor & Newton, che si chiama senza odore, non a caso, quindi non ha odore, e questo chiaramente è meno nocivo dei diluenti che sono invece più aggressivi, no? Perché è meno nocivo? Proprio si riconosce spesso dalla mancanza di odore, no? Perché il prodotto chimico più è raffinato, più perde quella caratteristica puzza che non solo è, diciamo, deleteria per il nostro naso, ma è proprio nociva, pericolosa per i nostri polmoni, per i nostri bronchi, per quello che respiriamo. Siccome molti di noi non hanno uno studio e dipingono in casa, questo è un aspetto molto importante, no? Ora vedremo anche alcuni consigli comunque sul come dipingere in casa. Allora, che cosa uso io? Io uso fondamentalmente dell'acqua d'argia in odore. Questa, ad esempio, è una confezione da 500 ml, quindi mezzo litro. Dove lo trovi? Lo trovi nelle misticherie, lo trovi nei ferramenta, lo trovi nei negozi di fai da te, anche nelle catene, no? Dico, eccetera. E questo è un prodotto che ha un costo relativo. Questo è il mezzo litro, esiste anche la confezione da 1 litro, ci sono varie marche, o anche quella che uso io, la confezione da 5 litri, che chiaramente è molto molto più conveniente. Come si chiama questo prodotto? Si chiama fondamentalmente acqua d'argia inodore, però può prendere anche altri nomi, ad esempio acqua d'argia dearomatizzata, ma in realtà il prodotto è sempre lo stesso. Che cos'è? È un prodotto, è un'acqua d'argia che è stata più raffinata, quindi puzza, puzza molto molto meno e ottiene lo stesso effetto di pulizia dei pennelli. È meno aggressiva di un'acqua d'argia classica, questo
lo devo dire. E quindi, essendo meno aggressiva, pulisce i pennelli con un pochino più di difficoltà, no? Ma è molto molto relativo. Perché qual è la funzione fondamentalmente di questi prodotti? La funzione è di rompere le molecole, no? della tinta che rimangono sul colore, no? Quindi se io prendo un pennello, prendo ad esempio del blu cobalto, lo metto sulla tavolozza, marchio il mio colore, bene, a questo punto mettiamo un dipinto, mi rimane il colore sul pennello e lo voglio lavare. Con cosa lo pulisco? Lo potrei pulire con un po' di carta, no? Un po' di carta da cucina, il cosiddetto Scottex, no? Bene. Però chiaramente mi rimane sempre del colore, no? Applicato al pennello. La prima cosa da fare è comunque quello di passarlo nella carta, perché se lo vado subito a pulire vado a sporcare la mia acqua d'acia. Ad esempio, mettiamo che io qui ho un barattolino, questo è un barattolino di vetro, boh, so c'è del pesto, ma dell'olivo, qualsiasi cosa, no? E metto la mia acqua d'acia, che non deve essere un goccio, ma deve essere abbastanza abbondante, perché i liquidi per pulire i prodotti sono importanti. Se ne metto pochissimo, appena ci metto il pennello lo vado a sporcare e poi praticamente insacchero tutti gli altri pennelli che vado a mettere nel barattolo. Quindi abbondante, state sulla metà di un barattolino sempre. Poi se io, come dicevo, vado subito col colore, col pennello sporco, a metterlo nel barattolino, no? Cosa succede? Che tutto il colore appunto sporca l'acqua d'acia. Allora è bene passarlo prima con la carta, levare il grosso e poi andarlo a pulire così, ok? Girando. Assolutamente sbagliato fare questo lavoro, battere il pennello così nel barattolo. L'ho visto fare più volte a degli allievi, diciamo principianti, che iniziano a frequentare lo studio le prime volte e hanno, non lo so, qualcuno gli ha insegnato in questa maniera, oppure è solamente un retaggio infantile, e quindi batte nel pennello così, così chiaramente il pennello si sciupa, anche il pennello più duro di setola di maiale accusa, prende dei colpi, quindi non va battuto, quindi va girato, poi una volta che è stato girato va asciugato con la carta. Perché va asciugato con la carta? Perché se lo uso subito, poi questo colore, questa acqua d'acia che è rimasta nel pennello e lo vado a mettere nella tavolozza, mi fa una pozzanghera nella tavolozza. Quindi ricapitoliamo, ho dipinto col pennello, ho il pennello che lo sporco di colore, lo pulisco nella carta, poi lo pulisco nell'acqua d'acia in odore senza batterlo, poi lo asciugo nuovamente. A questo punto è pronto per dipingere. Se proprio voglio fare le cose proprio a modo, aspetto almeno 10-15 secondi prima di dipingere realmente, per permettere all'acqua d'acia rimasta nel pennello di evaporare, no? Si parla dell'acqua d'acia che è rimasta all'interno delle setole. L'acqua d'acia in odore è un prodotto leggero, quindi evapora facilmente. È per questo che comunque puzza, perché il suo contenuto si mescola all'aria, evapora, no? E quindi riempie l'aria di questa cosa. Quindi è un buon metodo anche, perché è un odore, ma non è che non puzza, puzza meno, molto meno, molto meno, però puzzicchia. Quindi un buon sistema è quello di lavorare, se d'estate, primavera, autunno, con le finestre aperte, o se no dopo aver dipinto, di areare la stanza. Bastano, guarda, 5 minuti, 10 minuti e hai la stanza veramente come nuovo. Però dobbiamo usare l'acqua d'acia dearomatizzata o in odore, perché se usiamo quella classica qui non ci si resiste. Quindi questo è un buon sistema e soprattutto è economico, no? Perché se io vado a prendere prodotti ecologici o anche diluenti di qualità, di marca, diciamo, per pittori e per pittrici, costano un occhio della testa, capito? Cioè, non ce la fai, specialmente con i tempi che corrono, no? Cioè, dobbiamo anche tener conto, no? Di questo. Un altro sistema per risparmiare è che dobbiamo tenere di conto che piano piano la nostra acqua d'acia nel barattolo evapora, ok? Quindi questo ci crea due problemi. Evaporando cosa succede? Che diminuisce, quindi se io dopo la pittura lascio il barattolo così, è chiaro che poi ce ne trovo la metà e ha impuzzito di nuovo tutto l'ambiente. Quindi la miglior cosa è tapparlo. Se ho il mio tappo,
del barattolo, lo tappo, oppure ci metti qualcosa sopra se non ce l'hai, no? È pesante, in maniera tale che l'odore non evapori nell'aria e non vada a diminuire il prodotto. Perché cosa succede? Questa è una cosa molto importante. Tutta questa materia che è qui dentro, no? Piano piano la parte più pesante rimasta del colore del pennello che è stato pulito nel barattolo va a depositarsi sul fondo, no? E quindi avremo questo liquido, dopo qualche giorno assumerà la caratteristica situazione di uno strato bello pesante, denso, quasi fangoso, e una parte quasi trasparente sopra. Vedrebbe quasi voglia di riutilizzarla, no? Dice, ma guarda, dice, potrei riutilizzare quella parte. Nel momento che io vado a mescolare, si rimescola tutto e quindi mi ritrovo nell'acqua rage in odore sporca. Per risolvere questa cosa è quella di utilizzare dei barattoli, adesso ve ne faccio vedere uno grande, ma è lo stesso concetto nel piccolo. Questo ad esempio è molto grande, è un barattolo che ha il suo tappo, questo è importante, e che ha una sorta di retina, vedete, questo è proprio adatto per la pulizia dei pennelli. È una griglia, una rete. Cosa vuol dire? Che questo sta dentro e tutta la parte più pesante va sotto la rete, sotto la griglia, no? E quindi sopra mi ci rimane tutto il mio diluente pulito. E questo mi permette di lavorare più e più volte sullo stesso prodotto, perché in questo modo la parte pesante non riesce a salire sopra nel momento che mescolo, se non in minima parte, qualcosa sale sempre. È chiaro che questa è una cosa molto grande, però esistono anche cose più piccole, le trovate in tutti i siti o anche nei negozi per artisti. Vedete, questo ha anche una guarnizione, è un tappo ermetico che si chiude, quindi questo è ottimo per essere ad esempio portato per la pittura in pennelli, per uscire. Questo il diluente non esce. Anche questa ha la sua griglia, ora non ve la tiro fuori perché dentro c'è dell'acqua ragia in odore, quindi farei una gran confusione, però funziona con lo stesso metodo di questo. Quindi questo è un buon consiglio, credo, no? Perché vi permette di spendere poco, veramente poco, ed avere una pulizia dei pennelli buona. Posso utilizzare questo sistema per la pulizia dei pennelli? Posso utilizzare questo prodotto per la pulizia dei pennelli finale? Allora, su questo andate a vedere anche il mio video, del quale metto il link in descrizione. Però, diciamo, semplificando anche tutto il ragionamento, vi posso subito dire che sì, potete usarla chiaramente per la pulizia finale. Però rendetevi conto che comunque questo è un prodotto, per quanto inodore, per quanto raffinato, è comunque sempre un prodotto chimico, un prodotto pesante, che andrà a sciupare un po' la setola dei vostri pennelli, no? Cosa vuol dire? Che un pennello magari di setola di maiale ne risente meno, ma un pennello come potrebbe essere ad esempio un pennello di martela come questo, ma anche un pennello sintetico di buona qualità accusa un po', no? Ok. Allora, il pennello va pulito, perché se non lo pulite succede poi l'effetto scopino, nel senso che il pennello tenderà ad aprirsi perché ci rimangono delle micromolecole all'interno del pennello, specialmente nella parte bassa. Ci sono anche altri consigli su come impedire che questa materia entri nella parte bassa del pennello, ne parleremo in un altro video perché è un argomento a sé stante, lungo. Però per la pulizia generale di un pennello, cioè per la pulizia finale, un bel lavaggio di acqua ragia in odore è perfetto. Però a questo lavaggio di acqua ragia in odore va seguito un altro tipo di lavaggio, che è quello fatto col sapone di Marsiglia, con degli altri saponi di ottima qualità. Esistono anche dei saponi specifici per la pulizia dei pennelli, costicchiano, ma ne vale la pena. Ecco, su questo non risparmiate, perché la pulizia dei pennelli è fondamentale. Un altro sistema questo è quello poi di passare prima del sapone dell'olio d'oliva, di lavarli con dell'olio d'oliva o anche con dell'olio di semi, in maniera tale che la setola del pennello riacquisti la sua morbidezza
e nello stesso tempo permetta al residuo della pittura d'olio, perché di questo stiamo parlando, di pennelli per la pittura d'olio, l'olio cosa fa praticamente? Scioglie il colore a olio che è rimasto nella setola del pennello, no? Perché la classica frase olio scaccia l'olio è corretta. È logico che se io mescolo dell'olio in un barattolo d'olio, i due oli andranno a fondersi assieme, una reazione chimica. Quindi lavare un pennello con dell'olio che contiene della pittura d'olio è perfetto. È chiaro che sono poi oli che tendono a rimanere sul pennello e questo non gli fa bene, nemmeno questo, e quindi poi dopo questo processo di lavaggio con l'olio, preceduto sempre da un lavaggio con acqua d'acia, beh, alla fine un bel lavaggio con un sapone di alta qualità, non un sapone neutro di quelli dei supermercati, sapone neutro per mani, morbidissimo, freschezza, no, quella roba lì è nociva, ha masciopato diversi pennelli, ve lo dico proprio chiaramente. Quindi vanno usati dei saponi di Marsiglia, ma non lo Chantecler, quello, il sapone di Marsiglia, il detersivo, lo sgrassatore, ma saponi di Marsiglia veri, ok? Quindi trovate dei buoni saponi di Marsiglia, andate anche nelle bulisterie, fatevi consigliare, c'è chi usa il sapone di Aleppo, anche questo può essere una soluzione, perché contiene già dell'olio di lino, però diventa un po' più difficile da trovarsi, quindi rimaniamo sul sapone di Marsiglia. Questo come consiglio finale, però ricordiamoci che prima devono essere lavati tutti i pennelli con acqua d'acia e meglio di tutti è chiaramente con l'acqua d'acia in odore, perché puzza meno, è meno aggressiva per la setola e la sua composizione chimica è sufficiente a sciogliere il colore, quindi è un prodotto che funziona benissimo. Spero di avervi raccontato tutto, ricordatevi di dare un'occhiata al mio sito se volete imparare a dipingere con facilità ma anche con basi che funzionano solide, no? Seguendo dei corsi online che non sono solamente dei video ma sono compresi di una relazione, di un rapporto, di un'assistenza continua, quindi mi potete scrivere, contattarmi, venirmi a trovare in studio, io sono disponibile anche per video lezioni individuali, c'è diciamo un'assistenza completa dietro ai miei corsi, secondo me è bellino, che di fatto funziona e sta dando dei bei risultati. Poi un giorno vi voglio fare vedere i lavori, gli ultimi lavori dei miei allievi, perché insomma meritano, sono contento delle cose fatte. Bene, ci vediamo al prossimo video, scusate se non riesco a essere così presente, ma ho avuto un problema anche di hackeraggio sulla mia pagina Facebook, quindi insomma ho dovuto un po' lottare e ho perso un po' di tempo, però insomma cerco di esserci e vediamo di riprendere il mio ritmo di pubblicazione. Non riesco a fare tanti video alla settimana perché non mi va di fare video solo per raccontare cose che non hanno senso. I video devono essere ben fatti e devono funzionare sulla cosa che sto raccontando, cioè devono essere completi il più possibile, se no non ci si capisce assolutamente niente. Bene, ci vediamo presto, grazie sempre di essere passati dal mio canale, di aver visto le mie pagine, di guardare il mio sito, delle vostre domande e di tutta la vostra attenzione. Ciao! Non scordarti di mettere un like a questo video e di iscriverti al nostro canale, così rimarrai sempre informato su tutte le nostre attività.